professor Allegri, io ho trovato davvero un'enormità di spunti, ce ne sarebbe per fare un convegno anche sull'informazione, su come viene fatta. Due osservazioni brevissime. Il primo, ho apprezzato la cautela nel descrivere il linguaggio, nella bipartizione di linguaggio fattuale e critico. In realtà, io posso dirlo perché ho il tesserino, faccio il giornalista, certo, linguaggio strumentale è quello che compare quando vengono affrontati questi temi. Se vi è sfuggita, riguardatevi la rassegna stampa, c'è un titolo del giornale, un giornale inteso come giornale, che è veramente lapidario nella sua strumentalità. Non si fa così informazione, non la si fa nemmeno andando a mettere il microfono, il taccuino sotto la madre disperata che non potrà che dire quelle cose. Quello non è un approfondimento critico, quello è un uso strumentale della parola. Non ho nessun problema, queste cose le dico anche all'interno della categoria, delle associazioni, dell'Unione Cronisti di cui sono parte. Ci sono molti errori nel modo in cui viene affrontato, ma il problema soprattutto molta strumentalità. Poi, seconda brevissima osservazione, è stato fatto un bellissimo lavoro di approfondimento sul linguaggio dei media. Se la prossima volta verrà fatto un lavoro sul linguaggio dei social media, verrà fuori la percezione, sapete che poi è l'inferno dell'intelletto umano, il web. Ecco, la prossima volta provate a concentrare l'attenzione su quel punto dove dietro l'anonimato si vedono come al solito partoriti pensieri più immondi da parte delle persone che nella realtà appaiono più normali. Comunque io non devo fare relatore, allora adesso passo, volevo chiedere alla senatrice Maria Pia Garavaglia, che è venuta a salutarvi, di venire, di raggiungerci.